Altro problema che riguarda i triangoli qualsiasi è quello di andare a calcolare il modulo, la lunghezza di un vettore che sia la somma di due vettori che non abbiano angoli particolari tra di loro, perché per esempio sui 90 gradi si fa Pitagora, finito lì. Supponiamo due vettori A e B che hanno un loro angolo tra di loro. Immaginiamo che questo qui è l'angolo, che ne so, gamma. Questo angolo gamma fra di loro, i valori assoluti li abbiamo A e B, vogliamo trovare la lunghezza del vettore somma, che non è, come sapete, la somma semplicemente dei due moduli di vettore. Ecco, qui siamo dentro un triangolo qualsiasi che, se volete vedere il disegno rifatto apposta così, potrebbe essere questo, un triangolo qualsiasi in cui io considero del famoso parallelogramma che mi dà la somma dei vettori, considero soltanto metà del parallelogramma, io ho questa lunghezza che è la lunghezza del vettore A, questa lunghezza che è la lunghezza del vettore B e S, questo lato lungo, è la lunghezza del vettore somma. Il mio famoso angolo gamma, dove lo posso disegnare? Questo qui è l'angolo gamma, l'angolo fra i due vettori. Può essere disegnato qui, ma può essere anche disegnato da questa parte, guardando il prolungamento. Allora, io conosco quindi quest'altro angolo dentro, perché a me interessano gli angoli interni del triangolo. Quant'è questo angolo? È pi greco meno gamma, cioè si fa 180 meno quello. In quale situazione sono? Sono nella situazione che abbiamo visto poco fa, dell'avere un solo angolo a disposizione nei miei calcoli e non me ne interessano degli altri. A me interessa la lunghezza di uno dei lati. Due lati li conosco, quindi tre lati coinvolti sono uno incognito e due conosciuti. Si usa il teorema di Carnot. Cosa possiamo scrivere in questa situazione specifica? Nel senso, il teorema di Carnot ci dice che, dunque, tanto l'angolo è questo, bisogna ragionare partendo dal lato opposto a quell'unico angolo che conosco, quindi la famosa formula 2 uguale B2 più C2 meno 2B cos alfa, io conosco un solo angolo, la formula deve cominciare col lato al quadrato che sta opposto a quell'angolo. Opposto a quest'unico angolo noto c'è il valore di S, quindi mettiamo S al quadrato uguale. Poi i lati sono A e B, e quindi qui abbiamo B2 più, al posto di C c'è la A2, meno 2AB coseno di pi greco meno gamma. E un passo successivo può essere coseno di pi greco meno gamma, è un arco associato, cosa vuol dire? Immaginiamo due quadranti, io ho questo angolo gamma, pi greco meno gamma vuol dire andare fino qua e tornare indietro di gamma, quindi questo è l'arco associato, questo è pi greco meno gamma. Allora, quanto vale il suo cos? I due triangolini di seno e cos sono due triangoli uguali, uno a destra e uno a sinistra. Quindi il cos di gamma che è qui, se voglio trovare il cos di pi greco meno gamma, devo semplicemente mettergli segno meno, perché è lo stesso lato girato dall'altro. Quindi la formula diventa B2 più A2 meno 2AB, cos di pi greco meno gamma diventa meno cos gamma, e quindi scriviamolo così, meno cos gamma. Il passo successivo, a parte che possiamo mettere estrazione di radice, togliamo il quadrato di S2, mettiamo tutto sotto radice, mettiamo in ordine prima la 2, poi il B2, e il meno e meno fanno più 2AB coseno di gamma. Questa è una formuletta che potremmo anche trovarla nei manuali di fisica, che ci dà, dati i valori, i moduli di due vettori e l'angolo compreso tra di loro, ci dà il valore della somma sotto forma di una formuletta algebrica facilmente calcolabile.